dice il professore, peraltro noti anche a Firenze, tutti coloro che lo conoscono. E adesso cosa dico io? Non ci parlare di quello. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Per me è un immenso piacere, un'emozione che voi non potete neanche immaginare avervi qui, perché vedo davanti a me tanti volti noti, tanti amici, parenti, persone a cui voglio bene e soprattutto persone che amano la giostra del Saracino. Io penso che sia cosa gradita partire con i ringraziamenti, partendo dal tavolo al ringrazio il presidente dell'istituzione giostra Angelo Agnolucci, l'assessore alla giostra Francesco Romizzi e la presidente dell'istituzione biblioteca Sandra Rogialli, che mi ha dato l'opportunità appunto di presentare il mio libro qui. Ringrazio il presentatore Gianni Sarrini, grande amico, e ora avete capito perché ho questa grande passione nei confronti di Luciano Bozzi. Mi è dispiaciuto leggere spesso su Facebook alcuni commenti dei miei concittadini che dicevano: ah, ad Arezzo ci sa solo il Saracino e le Sagre. Ma come si permettono di dire ci sa solo il Saracino e le Sagre? Noi dobbiamo essere orgogliosi di avere la giostra del Saracino, perché la giostra del Saracino è qualcosa, è una realtà che in pochi hanno. Io penso, forse in Italia siamo due popoli che abbiamo la fortuna di avere qualcosa di così grande.